Il progetto è un progetto davvero innovativo, è un progetto che non è ancora, che nessun altro ha ancora fatto, almeno in Italia, e noi vogliamo, come dire, scommettere, ma ci sentiamo anche sicuri di farlo, perché è un progetto che dà la possibilità, nel modo che riteniamo più naturale, di trasmettere quelli che sono veramente i valori anche storici di Sampdoria e la cultura di Sampdoria, che ha sempre fatto del fair play e l'ha dimostrato anche nella storia, in occasioni anche sportive, uno dei motivi, uno dei motori anche principali dell'essere Sampdoria. Ed è un progetto che ha veramente lo scopo di abbracciare le persone, abbracciare le famiglie, abbracciare tutti a partecipare non solo alla partita, ma a tutto ciò che si può trasmettere attraverso i valori, il gusto e il divertimento. Ma abbiamo accolto con entusiasmo questa idea, questo progetto da parte della Sampdoria e stiamo sostenendo questa attività cercando di individuare quelle aree dove potrà essere collocato il villaggio e coordinandoci con loro per superare tutti quei problemi che la viabilità e l'occupazione del suolo pubblico può far crescere. Questa è un'iniziativa che attiene alla cultura sportiva ed è un'iniziativa di grande livello proprio per la cultura dello sport, che deve essere sana competizione e amicizia. Però ha delle ricadute pesanti e positive sulla città, nel senso che è un salto di cultura, nel senso di attrazione turistica, è una sorta di antitorta di riso, per capirci, ed è appunto un ulteriore passo verso Genova, che è una città accogliente nei confronti di tutti, immaginando e sperando che il tifoso della squadra avversaria ritorni poi a Genova da turista, perché ha visto una città accogliente e una squadra di calcio che gli ha fatto vedere anche quanto è bella Genova.